un altro stabilimento, quello di Bologna. A Bari c'è stato un altro licenziamento più o meno simile. Insomma, sembra che questo gigante, questo multinazionale della grande distribuzione abbia seri problemi con le proprie maestranze. Sentiremo appunto di approfondire questo aspetto. Alle 11 invece ci occuperemo di edicolanti, di edicole e soprattutto del Sinagi di Roma. Avremo con noi Marina Aquilanti, che è della segreteria del Sinagi di Roma, e con lei parleremo della rete delle edicole, progetto di rete delle edicole che è stato costruito, diciamo, un po' faticosamente a causa dei tempi burocratici in questi mesi a Roma, grazie ad un bando della Regione Lazio che dovrebbe partire nelle prossime settimane. Parleremo con lei anche della presenza degli edicolanti a Più Libri Più Liberi, questo a partire dalle 11 in collegamento in diretta. Bene, allora, dopo la scheda noi ci concediamo ancora una breve pausa musicale, quindi torneremo intorno alle 10:20 con lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Restate in ascolto. To play through the love.
Le 10:21 e qualche secondo in questo momento siamo giunti allo spazio della rassegna stampa. Diamo un'occhiata ai temi e ai titoli dei giornali. Temi in realtà tutti abbastanza concentrati intorno allo scontro sulla vicenda delle banche. Sembra di capire che sarà questo uno dei temi della propaganda elettorale, anche perché dovrebbe arrivare la risultanza dell'indagine della Commissione parlamentare sul fenomeno delle banche che hanno dichiarato il loro fallimento in questi mesi, quindi, e soprattutto del ruolo di Banca Italia. Si riaccende lo scontro sostanzialmente, la procura punta su Banca Italia è il titolo della stampa che propone un commento di Marcello Sorgi sull'inquinamento delle prossime elezioni sulla base del dossier banche. Etruria, scontro, PD, Banca Italia, il titolo del Messaggero, banche si riapre lo scontro, titolo al Corriere della Sera, il PD attacca su Etruria, è mancata la vigilanza, l'irritazione di Banca Italia. Su Repubblica scrive Massimo Giannini, il governatore dimezzato, Renzi aveva giurato a Visco che la cosa non sarebbe finita con la sua riconferma e questo sta accadendo. Devo dire, come al solito, la politica non si occupa poi dei reali problemi dei cittadini, nel senso che tutti i correntisti, i sottoscrittori di bond che sono incappati in queste quattro crisi di quattro banche popolari hanno dovuto penare parecchio e quando si trattò di supportarli la politica e le istituzioni quasi quasi si dileguarono. Ora rispunta fuori la polemica, ma solo per una battaglia tra poltrone e poltroncine. Il Parlamento, e siamo all'altro argomento trattato sui giornali questa mattina, il Parlamento ha approvato il decreto fiscale che contiene il pezzo della manovra economica per il 2018. Tra le novità, le bollette dei telefoni cellulari e dei contratti di connessione in internet tornano mensili, non più quindi a 28 giorni. Gli studenti delle medie potranno tornare a casa da soli purché autorizzati dai genitori, questo è l'altro provvedimento. Introdotto l'equo compenso per i professionisti, la legge di bilancio sarà votata il 19 dicembre prossimo, da oggi in vigore il REI, quindi il reddito di inclusione rivolto alle persone in condizioni di povertà. L'altro argomento è l'ILVA sul destino degli stabilimenti siderurgici e scontro politico a tutti i livelli. Il governatore della Puglia Emiliano, dopo aver fatto ricorso al TAR, ora attacca il governo. Il ministro Calenda ha sospeso le trattative e il destino dei lavoratori ormai è appeso a un filo. Sulla stampa parla il segretario confederale della CGIL Maurizio Landini, ex segretario della FIOM. Quel ricorso, dice, è un grave errore, ma il negoziato con l'azienda non doveva essere congelato. Senza investimenti d'acciaieria non può andare avanti, se non si vende e non c'è qualcuno che investe, certamente la fabbrica chiuderà, aggiunge Landini, interviste di Roberto Giovannini. Sul lavoro poi i dati, sul Sole 24 Ore Giorgio Pogliotti dice che crollano i contratti a tempo indeterminato, un mercato del lavoro stagnante, quello fotografato ad ottobre dall'Istat, gli occupati non crescono rispetto a settembre, anzi si registra una diminuzione di 5.000 unità dovuta al calo dei contratti a tempo indeterminato, 1.000 in meno e ancor più degli indipendenti, meno 2.000, mentre a salire sono solo i contratti a tempo determinato, 17.000. La più penalizzata è la fascia media dei lavoratori d'età compresa tra i 35 e i 49 anni, che registra una flessione congiunturale di 33.000 occupati, flessione che diventa più marcata nel confronto con ottobre 2016, meno 123.000. Sui giornali poi si parla anche dell'iniziativa domani in 5 città italiane della CGIL, hashtag 2 dicembre, hashtag conta il lavoro, sono questi i due hashtag scelti dalla CGIL per parlare anche sui social delle manifestazioni di domani. Sul sito della CGIL nazionale è possibile avere tutte le informazioni sulle 5 piazze, Roma, Torino, Bari, Cagliari e Palermo, per cambiare il sistema previdenziale, per sostenere sviluppo e occupazione e garantire futuro ai giovani. L'intervento conclusivo di Susanna Camusso è previsto per le 12:30, andrà
in video sulle quattro piazze collegate, quindi Susanna Camusso interverrà a Roma. Vediamo i titoli. Il Fatto Quotidiano si distingue sicuramente: assassinio sulle Turie Express, riproduce la copertina dei Super Pocket Mondadori, quelli che appunto riportavano i gialli. Il PM Rossi, già consulente di Renzi, sacrifica Visco per salvare l'ex ministra Di Matteo, e il solito babbo Pier Luigi. Operazione Boschi, appunto, è il titolo, e ritrae Visco, Renzi e la ministra. A tutta pagina, quindi sacrificando le altre finestre con le notizie. Effetto Rosatellum, partiti e partitini sono già a quota 21, e poi le mance elettorali a Verdini, Alfano, Pisapia e Coop Rosse. Una denuncia di Italia Nostra, Nardella, Firenze, si parla, vuole abbattere 8.000 alberi. Vediamo gli altri giornali, cominciando da quelli del centrodestra. Libero: siamo tutti razzisti e la sinistra fa concorrenza alla destra. Ci faranno votare per scherzo? Il capo dello Stato ha un piano per rendere inutili le elezioni. Il Tempo: occhio al collega che ti denuncia, soffiate di Stato, il whistleblowing, appunto, che è stato su cui c'è l'ok del Quirinale. Protezione, scrive il Tempo, a chi segnala abusi, ma così si apre la strada a vendette, ripicche, vince la legislatura dell'invidia sociale. E poi a centropagina, la maledizione della metro C, slitta ancora l'inaugurazione, annuncio ritardo. Vediamo Repubblica, appunto, i temi su il giornale di informazione sono soprattutto quello delle banche. Etruria e scontro tra PD e Banca Italia, non ha vigilato La Stampa, la procura punta su Banca Italia. Il Messaggero: Etruria, sconto PD, Banca Italia. Il Mattino: Napoli, nuovo attacco del PD contro Banca Italia. Chiudiamo con il Manifesto: processo alla tappa, l'unico argomento un po' diverso. Partenza tutta in salita per il Giro d'Italia 2018 da Gerusalemme. Gli organizzatori si piegano al ricatto di Netanyahu, che pena il ritiro dei finanziamenti e ordina di non usare la dicitura Gerusalemme Ovest in riferimento alla parte israeliana della città, come invece il diritto internazionale esige. Un'altra rovinosa caduta sportiva e politica dell'Italia. Centropagina: Etruria, Banca Italia sotto attacco, riporta anche il Manifesto. Bene, è tutto per la nostra rassegna stampa. Noi adesso, dopo una brevissima pausa musicale, ci risentiremo tra pochissimi minuti per parlare di IKEA. Prima la testimonianza di Marika, la mamma licenziata dopo 17 anni di servizio perché non ha accettato la flessibilità oraria in quanto doveva accudire al suo uno dei due figli portatore di handicap, e poi in diretta invece la testimonianza di un rappresentante sindacale di un altro stabilimento. A tra poco.